Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi per noi è martedì mattina. Ci siamo svegliati molto presto perché Pietro ieri si è comprato abbiamo comprato Pietro Nia delle cosine che cercava da tantissimo tempo e allora siamo andate con Fede a cercarle. Allora, cosa ha cercato? Abbiamo girato, ragazzi, come delle matte perché gli è venuta la fissa da una settimana a questa parte delle calze della Nike, quelle che arrivano a metà polpaccio. Lui mi ha detto: "Mamma, io voglio quelle calze perché sono le calze che mettono i ragazzini". E allora, ahimè, all'età di quasi 9 anni siamo entrati in questa fase del voglio quella cosa perché è da ragazzino. Ahimè, le mamme in ascolto dei bambini di questa età penso che ne sappiano qualcosa. E quindi ieri siamo andate con Fede, abbiamo girato praticamente mezza città, e poi le abbiamo trovate da Footlooker. Allora, quelle nere le abbiamo trovate lì e praticamente abbiamo speso 15 euro, ce n'erano dentro 3 paia, però sono quelle cose che comunque si mettono sempre e quindi sono stati soldi spesi bene perché tanto le sfrutterà proprio tantissimo. E invece da Avulab ha preso il marsupio sempre della Nike, perché adesso poi ve lo faccio vedere. Perché adesso va in giro con queste calze e il marsupio della Nike. Il marsupio, fortunatamente, dato che prima di fare un giro a vuoto ho telefonato, ho chiesto: "Avete per caso il marsupio della Nike?" Mi ha detto: "Sì, abbiamo l'ultimo". Siamo corse a prenderlo e fortunatamente era uno di quei marsupi piccolini, quindi adatto alla sua fisicità. Però, ragazzi, non vi dico, ieri tra l'altro abbiamo dovuto fare praticamente tutto di fretta perché poi alle 6 ci aspettava la moglie del cugino di Mauro, la mia amica Silvia, per andare a raccogliere i pomodori per fare la conserva, quindi l'ho accompagnata in uno dei campi di Pierre a raccogliere i pomodori e non contenti siamo andate poi dopo. La mia matita è quasi finita, no, finita da temperare. È da temperare perché mi fa male. Subito dopo siamo andati appunto al capannone di Pierre e i bambini hanno fatto non so quanti giri sui trattori. Tant'è vero che io volevo andare a casa a preparare, avevo voglia di spaghetti con le vongole, nulla, non ce l'abbiamo fatta perché siamo venuti via da lì alle 8:30. Matita. Quindi appunto siamo venuti via alle 8:30 e ovviamente non avevo poi più tempo per preparare gli spaghetti con le vongole. Allora, questo rossetto è il labello che però con l'abbronzatura rimane troppo chiaro. Quindi sopra vado a mettere un po' di lucido.
ce l'ho. Vado a mettere questo qua. Vado a mettere un po' di lucido, questo della Sisley. Così, così rimane un po' lucido. Ecco qua. Tra l'altro, e ho già i capelli bianchi. Adesso questa settimana andrò dalla parrucchiera per tagliarli un pochino, ma mi girano un po' le scatole, perché avendo già di nuovo un po' di ricrescita vorrei fare la tinta, ma non me la farà sicuramente. Allora, le calze che abbiamo preso sono queste qua. Queste qua, queste le ho messe ieri, quindi solo da lavare. Però queste sono le calze in questione. Allora, le abbiamo prese nere col baffo bianco e poi le ha volute anche color petrolio con il baffo giallo. E difficilissimi da abbinare. Questa mattina ho voluto mettere quelle e non vi dico cosa non abbiamo fatto per abbinare quelle calze, perché pantaloni neri come vuole lui non ne abbiamo. Allora ho trovato un paio di pantaloni che mi aveva regalato la mia amica della Nike, ma dell'Inter, e questa mattina dobbiamo fare tappa da mia nonna per far coprire questo simbolo dell'Inter. No, vabbè. Mi aspetta un futuro pazzesco e io sono già pronta, perché questa mattina andremo al bar a fare colazione e poi andremo in piscina dai nonni. Io ho il ciclo, quindi bagno purtroppo non, il bagno non lo farò, ahimè ieri l'ho fatto perché era il primo giorno e quindi mi sono messa sul materassino, ma oggi no, perché sono proprio KO. Fortunatamente la giornata è bella, perché in questi giorni, ieri sera siamo usciti, siamo andati al parchetto del paese e non c'erano bambini, c'erano giusto forse 4 bambini in croce perché faceva freddissimo. Meno male che mi sono portata dietro la felpa, perché faceva veramente freddo, tant'è vero che scherzavamo, dicevamo gli altri anni combattevamo con le zanzare, quest'anno combattiamo con il freddo, perché faceva veramente freddo, siamo scappati tutti perché battevamo i denti. Allora adesso vado a vedere Pietrenea a che punto è, ci mettiamo le scarpe e usciamo. Ecco qua la pasta per Pietrenea, il sughetto suo preferito. Ecco qua, finalmente pantaloni tutti neri. Buonasera. Allora, sono le 19:26, noi siamo a casa già da un po'. Avrei voluto registrarvi la videoricetta, ma Pietrenea era in videochiamata con i suoi amici. Comunque sto preparando gli spaghetti risottati con il Bimby. Allora, ho messo a cuocere a Varoma le vongole che ho comprato già congelate. Devo essere sincera, alla Coop ho comprato, allora vi faccio vedere quali. Allora, ho preso queste, le vongole surgelate della Coppa, e poi ho messo il prezzemolo, un mezzo spicchio d'aglio, io ne ho messo ancora meno, e adesso sto facendo saporire i pomodorini. Andiamo avanti insieme. Allora, aggiungere all'interno le vongole, messo qua così riuscite a vedere un pochino meglio. Allora, adesso il Bimby ci dice di inserire all'interno le vongole. Ho preferito prendere quelle surgelate, perché sennò, ragazze, avrei dovuto spurgarle e ci vuole troppo tempo. Guardate all'interno, pomodorini,
pomodorini, vongole, mezzo spicchio d'aglio e il prezzemolo. Ora appoggiare il cestello avanti, 2 minuti, velocità 100. Allora, adesso Bimbi dice di inserire 40 grammi di vino bianco secco, io ne vado a inserire 20. Allora, perché 40 un po' troppo. Ok. Senza il misurino, 1 minuto, 100 gradi, velocità 1, antiorario. Ora vado ad inserire 360 grammi di acqua. Ok. 5 grammi di sale grosso. Appoggiare sopra il cestello e fare cuocere 8 minuti 100 gradi, velocità 1, sempre antiorario. E ora vado ad inserire 180 grammi di spaghetti. Qua dice di aggiungerli al foro del coperchio. 80. Aspetta, ora tempo indicato sulla confezione 5 minuti, 5 minuti 100 gradi, velocità cucchiaio. Poi dimenticata di registrare, ma ecco qua gli spaghetti con le vongole che stavo mangiando, sono buonissimi. Allora, eccoci qua, abbiamo cenato, adesso raggiungiamo, tra l'altro ho sbavato il mascara perché ho aiutato Pietro e Lea in doccia, poi con le mani bagnate mi sono toccata gli occhi. Allora, abbiamo cenato, la pasta era buonissima, adesso raggiungiamo Pierandrea perché è ancora al lavoro e anzi ormai adesso dovrebbe aver finito, si è fermato dai miei suoceri a cena, tanto c'è anche mio suocero con lui. Mia suocera in questo, ragazzi, è veramente una santa, perché col fatto che finiscono tutte e due molto tardi, mio suocero va a casa a mangiare, di conseguenza si ferma anche Pierre e noi mangiamo un po' prima e poi li raggiungiamo e passiamo poi la serata lì insieme. A volte andiamo al parchetto, a volte invece siamo semplicemente lì a prenderci un caffè tutti insieme. Allora, reduce da ieri sera, mi sono messa qualcosina di più pesante sopra. Allora, ho tenuto i vestiti di oggi, tra l'altro non mi sono resa conto che avevo la maglia oggi mentre registravo il video con gli schizzi di crema idratante, mi ero appena messa la crema, è schizzata e quindi nulla, adesso ho preso una spugnetta, gli ho dato una lavata e via, così non sto proprio a cambiarmi e stasera metto poi tutto in lavatrice.
L'outfit è quello di oggi, ho semplicemente aggiunto questo, chiamiamolo kimono, preso lo scorso anno sempre dai cinesi con la mia collega, mi pare, se non sbaglio, a settembre, per coprirmi un pochino di più, ma tanto non andremo al parchetto stasera, credo che staremo a casa. E nulla, io ho già fatto tutto, ho già sistemato la lavastoviglie, ho già sistemato la cucina, quindi io vi saluto. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre. Ciao. Ora il mio bambino ci tiene tanto a farvi vedere il suo outfit. Allora, partiamo dall'alto o dal basso? Dall'alto abbiamo messo questa maglietta nera della Everlast, poi il famoso marsupio Nike, che è proprio bello, i pantaloni che la nonna Gabri ha sistemato, girati, fai vedere, non si vede più nulla, quel simbolaccio non si vede più, poi le calzine della Nike e le scarpe, eccolo qui.